Mercoledì 13 dicembre 2017 il sindaco Virginio Merola e l'assessore alla cultura Bruna Gambarelli hanno consegnato il Nettuno d'Oro a Paolo Fresu, talento internazionale del jazz e non solo. Musicista, insegnante, direttore artistico, coinvolto nei più svariati progetti, Fresu si lega a Bologna negli anni 80, scegliendola come sua seconda casa e crocevia delle sue attività. Fresu si è impegnato per la crescita culturale di Bologna, che lo vuole ringraziare con il premio simbolo della città. Perché hai scelto Bologna e perché forse Bologna ha scelto te? Ma Bologna l'ho scelta negli anni 80, principalmente per l'università. Mi ero iscritto all'università proprio qua in città per frequentare i corsi di Roberto Lei di etnomusicologia e poi ci sono rimasto perché poi ho scelto come casa, la prima casa che ho comprato, se non a Bologna, nell'Appennino bolognese. Poi ovviamente gli affetti, ho incontrato mia moglie che abitava a Bologna anch'essa e Bologna è diventata la nostra città, quindi direi che è una città che ho scelto, ma in qualche modo una città che mi ha anche scelto. Le cose non accadono mai casualmente. Per quanto riguarda l'associazione Time in Jazz, sei sempre stato un esempio anche in paese, in Sardegna, soprattutto per noi giovani che abbiamo trovato in te sempre comunque una fonte di ispirazione. Hai sempre avvicinato molto i ragazzi, quindi anche come insegnante, come direttore del Time in Jazz, ma perché scegliere invece i bambini, quindi scegliere l'insegnamento per i bambini e quali sono, diciamo, gli obiettivi dei vostri progetti nei nidi? Ma bisogna iniziare a cambiare la società dall'infanzia. Abbiamo lavorato prima nei nidi, oggi lavoriamo anche nelle scuole primarie, quelle che io chiamo ancora scuole elementari, perché inseguiamo poi il percorso di nostro figlio, della presenza della scuola, della creatività. A Bologna siamo particolarmente attivi proprio in questo campo perché da genitori e da artisti sentiamo il bisogno di presenza della musica nella scuola e quindi lo facciamo. Devo dire che la città di Bologna ci ha sempre offerto delle buone possibilità per poter realizzare i nostri progetti.